C'era una volta una maga che aveva tre figli, buoni e generosi, che le volevano molto bene, ma lei no, lei non si fidava di loro e pensava sempre che un giorno le avrebbero tolto ogni cosa. Bisogna che tramuti il mio figlio maggiore in un'aquila, che voli sempre lontano, sempre più in alto. Anche il secondo devo rendere inoffensivo. Lo tramuterò in una balena dei mari del nord, e così starà sempre più lontano dal mio regno. E io potrò governare senza che nessuno interferisca nelle mie faccende. Sì. Penso che questa sia la soluzione migliore. Poi mi occuperò anche del terzo e vivrò tranquilla. Ma il terzo figlio aveva di nascosto ascoltato i progetti della madre e senza attendere oltre, decise. Me ne andrò al più presto. Ecco che cosa farò. Altrimenti mia madre mi muterà in una bestia feroce. E io non voglio fare la fine dei miei fratelli. È meglio che mi metta subito al sicuro. Ho sentito dire che nel Castello d'Oro abita una principessa che è vittima di una stregoneria e aspetta soltanto di essere liberata. Tutti hanno tentato, ma l'impresa è molto difficile. E io purtroppo non ho niente da perdere. E non mi rimane altro che tentare di salvarla. Sì, certo, salvarla, anche se devo rischiare la vita. Cammina, cammina. In un bosco incontrò due giganti che litigavano per il possesso di un cappello. Incuriosito, si fermò e chiese: Come mai lottate per il possesso di un misero cappello? Con quanti ne esistono al mondo, quello che state facendo è una cosa veramente sciocca. Spiegatemi la ragione di questa lotta. Eh già, tu parli così perché non conosci il potere magico di questo copricapo. Chiunque se lo mette può andare un attimo dove vuole. Ti sembra forse poco questo, Sentite, voi non vi metterete mai d'accordo. Perciò date a me il cappello e lo adopererò. E poi ve lo renderò, no? Mi sembra sia una buona soluzione. Tra i due litiganti, il terzo gode. Gli uomini piccoli sono, a detta di tutti, molto saggi. Perciò ti appendiamo il cappello, ma poi riportacelo al più presto, eh? Il giovane si mise il cappello in testa e si incamminò. Strada facendo, gli venne di pensare. Ah, come mi piacerebbe essere nel castello della principessa, ma è così lontano. Chissà quando mai arriverò. Non appena ebbe pensate queste parole, ecco la magia avverarsi. Egli si trovò come d'incanto nelle sale del Castello d'Oro. Dunque, il cappello era veramente magico. Il giovane allora attraversò molti e molti saloni ed infine eccolo di fronte alla principessa di cui tutti parlavano. Ma quale delusione, bambini, lo aspettava. La principessa era orribile a vedersi. La sua faccia era rugosa e rossa e come ricoperta di cenere. Una fanciulla, bambini, splendida, senza dubbio vittima di un incantesimo. Vedo che piangi, fanciulla, e capisco la tua tristezza. È penoso avere una simile disgrazia. Ma dimmi, che cosa posso fare per te? Che cosa? Come posso distruggere il maleficio che ti incatena? Sappi che per liberarmi bisogna prendere la palla di cristallo e tenerla davanti al viso del mago. Solo in questa maniera si spezza il suo potere e io potrò riacquistare la mia bellezza. Ma non provarci neppure. Sapessi quanti giovani come te
hanno perso la vita in questo inutile tentativo. Non voglio più che nessuno si sacrifichi per me. Tanto è tutto vano. Non ti preoccupare, nulla può fermarmi. Sono sicuro che saprò liberarti. Sì, liberarti da questo maleficio. Spiegami soltanto che cosa devo fare. Dovrai impadronirti della palla di cristallo che sta nel becco di un uccello di fuoco. Ma devi stare molto attento a non lasciarla cadere. Altrimenti tutto quello che verrà colpito si incendierà e tutta la tua fatica sarà stata inutile e vana. Ora va, o straniero. Che Dio ti protegga. Aspetterò con ansia il tuo ritorno. Il giovane partì, trovò e raggiunse, dopo molta fatica, l'uccello di fuoco che se ne stava appollaiato su di un dirupo altissimo. Ed ecco intervenire il fratello del giovane trasformato in aquila, che con poderosi colpi di artiglio costrinse verso il mare l'uccello, che nella fuga lasciò cadere la palla di cristallo che stringeva nel becco. La palla cadde su di una capanna in riva al mare, che immediatamente si incendiò. Allora, dal mare, il fratello tramutato in balena mandò lunghe ondate che spensero l'incendio. Finalmente il giovane, tra le ceneri ancora fumanti, poté trovare la palla di cristallo e immediatamente pensò di raggiungere il mago. Pensato e fatto, si trovò dinanzi ad un vecchio arcigno e fremente. Ecco, mago, questa è la palla di cristallo. Il tuo potere è ormai distrutto. Ora sarò io il re del castello d'oro. Per primo, restituisci la bellezza alla principessa e l'aspetto umano ai miei fratelli, perché non vedo l'ora di vederli. E in queste prove mi sono stati di grande aiuto. Va, va, va! Il mio potere ormai non serve più a nulla. A nulla! Tu, soltanto tu, prendendo la palla di cristallo, potrai operare ogni magia. Tu, soltanto tu, tu, tu. Ed il giovane allora corse dalla principessa e la trovò splendidamente bella. E vicino a lei c'erano i suoi due fratelli, tornati ad essere quelli di prima, impazienti soltanto di vederlo e di ringraziarlo. Grazie. Ci hai salvato la vita e ce l'hai ridata. Ti saremo riconoscenti per sempre. Oh, valoroso giovane. Mio padre ci attende per festeggiare degnamente le nostre nozze. Non facciamolo attendere oltre. Vengo. Vengo, principessa. Vengo. Aspetta. Aspetta. Soltanto prima